A poco più di 24 ore dalla partita casalinga contro la Turris, un breve commento su quello che mi aspetto dai nostri ragazzi. Marchionni deve ora dare continuità sia di risultati sia di prestazioni. Sono molto ottimista perché nelle ultime partite il Foggia ha fatto vedere di avere comunque una sua organizzazione di gioco, ma attenzione, affrontiamo una Turris che ha 5 punti più di noi, è una neopromossa come noi, ma a differenza nostra ha fatto una preparazione nel corso dell'estate lunga, fin dagli ultimi giorni di luglio. È una squadra che già si conosce, i ragazzi giocano insieme già da diversi anni. È allenata da un allenatore di trentennale esperienza nei campi da gioco ed è stata quest'anno puntellata da degli elementi di categoria. Ne cito due in particolare: Rainone in difesa, che l'anno scorso era nella Casertana, e in avanti c'è questo Giannone, il numero 10, che ha sicuramente ottime qualità, un giocatore brevilinio, molto bravo nel palleggio, molto veloce. E ha un'esperienza anche di un certo livello, perché Giannone ha giocato nel Catanzaro l'anno scorso, poi si è svincolato. E infine c'è anche questo centrocampista che non ha giocato nell'ultima partita persa in casa contro il Potenza, che è Signorelli, che ha un'esperienza anche in Serie A con l'Empoli, oltre a diverse esperienze, diverse presenze in Serie B, ad esempio con la Ternana. Il Foggia si presenta un po' spuntato in attacco, mi dispiace molto per Nessens perché aveva dimostrato di avere ottime qualità, il suo peso in attacco si faceva sentire nelle palle alte, nelle sponde, nel far salire la squadra. Dell'Agnello deve ancora dimostrare il suo valore, ricordiamo che l'anno scorso non ha mai sostanzialmente mai giocato perché veniva da un infortunio, quest'anno ha segnato già la prima partita, ma nelle successive partite è stato preferito Nessens. Quindi Dell'Agnello è per lui la prova del 9. Deve dimostrare di essere all'altezza e il Foggia deve fare affidamento sui suoi gol. Stessa cosa per D'Andrea, che ha fatto molto movimento, ma ha poca sostanza fino ad oggi. Non escludo un Baldé dal primo minuto, quindi abbiamo una squadra, la Turris, ben oliata, dobbiamo stare molto attenti, non dobbiamo sottovalutarla. Siamo fiduciosi, siamo ottimisti, Marchionni sta facendo un ottimo lavoro, speriamo che le questioni societarie non vadano ad intaccare quanto di buono l'allenatore laziale sta facendo. Per oggi è tutto, qui Parigi, a voi Foggia.